Buon pomeriggio a tutti, sono le 14 in punto del 5 di settembre, bentrovati a tutti per la nostra solita diretta quotidiana. Dunque, la diretta di domani, vi dico subito, dovrebbe essere alle 14:30, quindi al nostro orario solito, salvo un impegno parlamentare che potrebbe essere confermato, quindi potrebbe esserci qualche problema. Però diciamo che l'appuntamento, salvo sorprese, l'appuntamento di domani è alle 14:30, questa volta da Milano. Infatti sto partendo in questo momento, tra pochi minuti, per Ravenna, dove sapete c'è la festa nazionale dell'unità e questa sera sarò alla festa allo stand dei deputati del Partito Democratico. Ci stiamo dando il cambio, tutti i vari colleghi eletti alla Camera dei Deputati, per incontrare i cittadini, le persone, i compagni, gli amici che stanno frequentando la festa dell'unità. Quindi, se siete a Ravenna o zone limitrofe, mi raccomando, stasera vi aspetto per salutarci finalmente di persona e non soltanto attraverso la telecamera, attraverso del telefonino qui su Facebook. Come al solito, vi chiedo di pigiare sulla freccetta qui sotto dove c'è scritto condividi. Questo se lo fate subito va bene per chi arriverà durante la diretta, ma potete farlo anche sul video che naturalmente resta su YouTube, sul mio blog ivanscalfarotto.it e anche naturalmente sulla diretta Facebook. Ma veniamo alle cose di oggi. Vi avevo promesso ieri, visto che stavo per andare alla Camera, di raccontarvi come sarebbe andata. È stata una seduta molto molto importante perché ieri sarebbe venuto alla Camera a riferire sui fatti drammatici, terribili, relativi al crollo del Ponte Morandi, il ministro Toninelli. E devo dire una cosa, parto dalla fine, perché naturalmente abbiamo ascoltato il ministro, abbiamo ascoltato gli interventi, abbiamo ascoltato poi la replica del ministro, abbiamo votato sulle le varie risoluzioni. Però c'era una riflessione che facevo mentre parlava un deputato genovese del Movimento 5 Stelle. E la riflessione che facevo, e della quale volevo mettervi a parte, è che il Movimento 5 Stelle ha uno stranissimo atteggiamento, uno stranissimo modo, di governare il paese. E cioè, ogni volta che li si sente parlare in aula, e questo è valso sia per l'intervento di Toninelli, ma anche per gli interventi degli altri parlamentari di 5 Stelle che hanno parlato, hanno un modo stranissimo di approcciare i problemi, cioè lo fanno esattamente come fossero ancora all'opposizione. Cioè, sia negli interventi del ministro che negli interventi dei parlamentari grillini, raramente si sente dire stiamo facendo questo è quello che facciamo. Parlano sempre di quello che faranno in futuro, come facevano prima, quando dicevano un giorno saremo al governo, faremo questo, questo e questo. Ma non c'è mai un contenuto. Vi dico la verità, sono più di 3 mesi che il governo è in carica e finora di leggi approvate ne abbiamo viste soltanto tre. Tre decreti legge d'urgenza, uno sul tribunale di Bari che doveva spostarsi e in realtà è rimasto dov'è. Quindi il ministro Bonafede in quel caso è venuto in aula a dire che aveva trovato il nuovo stabile per il tribunale di Bari, che avevano risolto il problema delle tende sotto le quali si svolgevano le udienze, ma il tribunale di Bari per il momento non si è mosso e certamente non è andato nel palazzo che Bonafede c'era venuto a, di cui Bonafede c'era venuto a raccontare in aula. Poi hanno fatto un decreto-legge sulle motovedette da dare alla Marina Libica, ma sapete che la Libia è nel caos più assoluto in questo momento e quindi l'Italia sostanzialmente non sa che pesci prendere. E poi naturalmente il decreto cosiddetto disoccupazione, cioè il decreto fatto dal Ministro del Lavoro che, come tutti sanno, farà perdere posti di lavoro. Questo è quello che il governo ha fatto. Ma ogni volta che li sentite parlare in aula o al telegiornale, anche lo stesso Salvini fa così, dice: noi abbiamo fatto cose da pazzi in questi mesi, ma in realtà non abbiamo visto niente. E anche ieri non abbiamo visto niente, perché quando Toninelli è arrivato, noi ci aspettavamo che venisse a dirci cose concrete, fatte. E invece, per esempio, non abbiamo sentito la revoca delle concessioni. Vi ricordate, nei giorni immediatamente successivi al crollo, le concessioni ad autostrade saranno revocate subito. Nella risoluzione che hanno presentato ieri, la formulazione con la quale hanno presentato la possibilità che la concessione sia revocata, limitata, sospesa, quello che è una formulazione estremamente fumosa. Non ci sono venuti a dire che la concessione sarà revocata, punto, ma che verificheranno eventualmente le cose da fare.
Non ci è venuto a dire Toninelli chi abbatterà e chi ricostruirà il ponte. Fanno molti annunci, ma in realtà non abbiamo sentito nulla. Non abbiamo sentito, per esempio, se si vuole finalmente costruire questa famosa gronda, cioè quella bretella che servirebbe ad alleggerire il traffico sul ponente genovese. Non abbiamo sentito niente di quello, non abbiamo sentito niente neanche su un piano, appunto, per le infrastrutture del paese. Quindi tutto quello che ci è stato annunciato è un futuro decreto. Ma se ieri Toninelli fosse venuto con una legge speciale per Genova, quello che abbiamo scritto nella nostra risoluzione, no, facciamo una zona economica speciale per il porto di Genova, sospendiamo i mutui per le persone che sono sfollate, e cose concrete, io penso che l'Aula avrebbe votato. Invece sono venuti sia il ministro che diciamo il gruppo del Movimento 5 Stelle con un atteggiamento di opposizione, cioè hanno fondamentalmente attaccato in modo anche, secondo me, piuttosto volgare l'ex ministro Delrio, hanno puntato il dito contro un passato indistinto da Prodi a Berlusconi, dimenticando peraltro che la Lega era parte integrante del governo che ha allargato diciamo sostanzialmente le concessioni d'autostrade, consentendo ad Autostrade di fare più soldi anche in assenza di investimenti, e che Salvini era uno dei parlamentari che votò quel provvedimento. Quindi c'è un atteggiamento da opposizione, un atteggiamento di denuncia, fondamentalmente un dito puntato contro qualcuno che oggi è invece all'opposizione, ma non si vedono succedere delle cose, cioè non c'è il governo dei fenomeni che si producono nel paese. Quando tu governi, certamente erediti una situazione che non è quella che hai creato tu, ma la tua responsabilità è di gestire la situazione che hai ereditato. Quando noi siamo andati al governo e aveva appena lasciato Mario Monti, e sapete che situazione ci eravamo trovati, qual era, l'Italia era in piena recessione, i tassi di disoccupazione giovanile, il tasso di disoccupazione assoluto altissimi, e noi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e fare tutto quello che abbiamo potuto per migliorare la situazione del paese. Ma non ha senso, non puoi per un periodo più lungo di tanto dire la colpa è di qualcun altro. Ok, la colpa sarà, poi verificheremo di chi, ma adesso tu che governi il paese, che fai? Fino adesso non abbiamo visto nulla, e non deve stupire che stiano litigando un po' anche tra di loro. Sapete che Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria, è uomo sicuramente non ostile a questo governo, sebbene sia di Forza Italia, quindi di un partito nominalmente all'opposizione. Ma ieri, sapete, sono volati gli stracci anche tra Toti e Di Maio, perché Di Maio ha detto: gli sfollati non possono vivere delle elemosine di autostrade, una cosa del genere. E giustamente Toti gli ha detto: ma quali elemosine? Tu sei il governo, se pensi che ci vogliono più soldi, mettici soldi. È inutile che denunci qualcuno. Ma è un atteggiamento metodologicamente sempre uguale, quello di dire la colpa è di qualcun altro, ma senza rendersi conto che oggi c'è una responsabilità su queste persone di trovare delle soluzioni e di implementare, di porre in essere, di mettere in pratica quelle soluzioni. E quindi io credo che questa situazione non possa durare più di tanto. Ora sono 3 mesi che sono al governo, e quindi possono giocare sul fatto che la colpa sia di qualcun altro, ma quando questo governo sarà arrivato a 6 mesi o a 1 anno, a quel punto lì le cose che succederanno non saranno più colpa di nessuno, se non di chi le ha fatte o di chi ha peccato di omissione, perché i peccati di omissione sono gravi come tutti gli altri peccati. E allora io mi viene, come dire, mi viene da dire: cosa fate? Cosa state facendo per gli sfollati? Voi governo, sappiamo che la regione, il comune stanno lavorando bene, ma che cosa sta facendo il governo? E chiedo che cosa farà poi sul piano economico. Di chi è la responsabilità dello spread che sale, dei costi che graveranno sul paese, delle difficoltà che graveranno sulle famiglie? A chi si dà la colpa? E come si governa questo fenomeno? Ecco, è questo che alla fine sarà quello che davvero conterà. E ripeto, ascoltando il dibattito di ieri, oltre alla volgarità dei toni, che ormai sapete è un tratto distintivo del Movimento 5 Stelle, quello che mi ha colpito è il vuoto dei contenuti. Quindi vuoto nei contenuti e volgarità nei toni. Questo è stato il mix
purtroppo vincente del Movimento 5 Stelle, ma io penso che ci sia una data di scadenza molto a breve attaccata su questo cartone del latte che mi sembra abbastanza rancido, a dire la verità. Prima di chiudere voglio soltanto fare riferimento a due episodi di cronaca però che sono avvenuti ieri e naturalmente vi ricordo sempre di pigiare sulla freccia condividi, due episodi di cronaca che secondo me meritano di essere ricordati. Il primo è stato questo orribile video di circa un minuto e mezzo che trovate facilmente in rete di questa sorta di celebrazione fascista per la morte di un professore di diritto, di storia del diritto italiano dell'Università di Sassari, tale professor Giampiero Todini, mi pare si chiamasse. È una cosa inguardabile, da vomito, non so, non mi viene nessun'altra espressione, chiedo scusa se non è l'espressione più elegante, ma è stata una, diciamo, c'era, se non l'avete visto, vi racconto brevemente, un gruppuscolo in assetto paramilitare, non armati ma diciamo così schierati come fossero una parata militare, che hanno gridato tre volte al nome di questo camerata, chiamato camerata, la parola presente, poi estendendo il braccio destro nel famoso saluto romano. Ora io credo che questa cosa sia una cosa molto molto grave, perché guardate, io sono appunto, si attribuisce a Voltaire quell'espressione che dice non sono d'accordo con te ma mi farei uccidere perché tu abbia la libertà di dire quello che pensi, anche se è diverso da ciò che io credo e ciò che penso io, ma il tema qui è molto specifico ed è dove si traccia la linea della libertà di pensiero, perché io resto dell'opinione che la libertà finisca dove comincia la libertà degli altri, la sfera della mia libertà finisce incontro un limite invalicabile nella sfera della libertà altrui. Ora, l'ideologia fascista è un'ideologia che precisamente tende a conculcare la libertà delle persone. Chi crede in quell'ideologia pensa che gli altri non abbiano diritto, che non abbiano nessun diritto di esprimere le proprie opinioni o di credere in cose diverse da loro. La finalità dell'acquisizione del potere da parte di chi professa un'ideologia fascista è di impedire agli altri di esprimere le proprie idee. Allora, questo, secondo me, deve restare illegale, è illegale, deve restare illegale, perché questa è un'ideologia, ripeto, non un'ideologia qualunque, per me, io credo anche che vadano bene, non so se conoscete i pastafariani, quelli che credono nel grande spaghetto volante e girano con uno scolapasta in testa, a me li rispetto tantissimo, ognuno creda in quello che vuole, nella religione, nell'ideologia che preferisce, ma ripeto, c'è una cosa che nessuno può fare e impedire a me di esprimere quello che penso, a voi di esprimere quello che pensate, e quella ventina di persone o quella trentina di persone che gridavano presente e facevano il saluto romano intendevano dire che se loro comandassero noi non potremmo più dire quello che vogliono, cioè vogliono una libertà di esprimersi per decidere che gli altri non abbiano libertà di esprimersi, e questo è intollerabile, è completamente intollerabile. Io auspico che la magistratura indaghi, ripeto, non per limitare la libertà di espressione ma per limitare coloro che vogliono limitare la libertà di espressione. Questa è una repubblica democratica, c'è cittadinanza per tutti, purché si rispetti la base della democrazia, e che come tu sei libero di dire quello che pensi, io devo essere libero di dire quello che penso. Quindi quelle 30 persone erano pericolose non soltanto perché, diciamo, non erano ridicole dal punto di vista scenografico in un certo senso, erano tristi, erano, come dire, da compatire da un certo punto di vista, perché sono sicuramente dal lato sbagliato della storia, sono stati sconfitti una volta e per sempre, ma quello che non va bene è che si possa professare un'ideologia che limita la libertà degli altri liberamente, questo non va. E l'ultimissima cosa, mi rendo conto come al solito di essermi allungato troppo, forse ancora un minutino ce l'ho, è la nomina ineffabile, non ho un aggettivo, chiedo scusa, alzo le mani, per la nomina di Dino Giarrusso, la ex Iena, a un fantomatico osservatorio di legalità, di controllo dei concorsi universitari. Ha ragione il magnifico rettore della Federico II di Napoli, università presso la quale tra l'altro mi sono laureato io, per cui ho anche un certo trasporto affettivo, ma insomma il rettore magnifico dell'Università di Napoli, che è anche il presidente dei rettori della conferenza dei rettori italiani, ha detto che
A controllare i concorsi c'è ogni sorta di agenzia e di controllo a partire dalla magistratura, quindi di questo non c'è bisogno. Però è anche questa, come dire, l'arroganza, no? Con la quale si fanno delle cose che sono intollerabili, insopportabili. Io adesso non voglio ricordarvi la nomina della compaesana di Di Maio a sua segretaria particolare, ma insomma, dire che uno che poi ha lavorato per la trasmissione che sosteneva Stamina, per intendersi, o che ha sdoganato un certo tipo di infotainment, come si chiama, cioè di giornalismo spettacolo, sia a guardia del rigore scientifico delle nostre università e farlo senza vergognarsi, io penso che sia proprio un sintomo della corruzione morale. Di questo governo e di questo partito che alcuni confondono per un partito di sinistra, no? Il Movimento 5 Stelle, Fico, il ruolo di quello che pensa ai naufraghi e ai migranti. Io questo lo voglio dire con chiarezza in chiusura. Il Movimento 5 Stelle è un partito monolitico, non è un partito che ammette dentro se stesso presenze e autonomie o pensieri diversi. Chi la pensa diversamente, il Movimento 5 Stelle, come sapete, viene espulso e viene linciato via web. Se a qualcuno è consentito di dire qualcosa di dissonante, quel qualcosa è studiato a tavolino ed è consentito dall'unico che decide, che è Davide Casaleggio, con la sua Casaleggio e Associati, che appunto espellono chi non si adegua alle direttive. Qui io penso che il Movimento 5 Stelle sia un movimento molto pericoloso. Sono dell'opinione, come sapete, che il Partito Democratico non debba fare mai nessun accordo al Movimento 5 Stelle, perché è la negazione di tutti i principi di democrazia rappresentativa ai quali io sono affezionato e per i quali faccio politica, senza i quali posso anche lasciar stare. E penso che appunto l'arroganza con la quale fanno certe cose, l'arroganza dell'ignoranza che spesso mostrano e che poi comporta anche del consenso popolare, sia un elemento davvero di corruzione. Io penso non corruzione quella dei soldi, ma della corruzione dell'anima della politica che questo movimento ha portato nelle nostre istituzioni, purtroppo. Io mi fermo qui, vi do appuntamento, appunto, salvo sorpresa, domani alle 14:30. Vi ricordo che questa sera sono a Ravenna alla Festa Nazionale dell'Unità, per cui se siete in zona Piadina insieme. E quindi cosa fare? Soltanto augurarvi buona giornata e presto rivederci o di persona oppure nuovamente attraverso questa pagina Facebook. A domani. Ciao!